Bella a tutti ragazzi, sono il vostro Manu The Death, bentornati qui sul mio canale. Oggi voglio ritornare a fare un video barra tecnico barra riparatorio per quanto riguarda i televisori. Ho la necessità di fare un recap, quindi di cambiare condensatori al televisore che sto utilizzando al momento per giocare con i miei videogiochi, con i miei vecchi videogiochi, perché ha diciamo raggiunto quasi i 20 anni alle spalle e dopo questi tempi i condensatori spesso perdono la loro prestanza, ecco, insomma vanno sostituiti, diventano vecchi, si seccano, perdono qualità, insomma, e vanno sostituiti per, diciamo, aiutare il televisore ad essere mantenuto più a lungo nel tempo. Ogni tanto sotto i commenti dei miei video, quando si intravede il mio televisore, mi viene chiesto: ma Manu, che cavolo di televisore hai? Cioè, non puoi averne uno normale come tutte le persone di questa terra? In realtà no, perché non sono normale. Comunque sia, questo televisore qui che ho al momento deriva da una sostituzione che avevo fatto in un cabinato che aveva il monitor guasto. Lo avevo sistemato così, poi il cabinato lo avevo riparato e ho deciso di tenerlo così com'era. Ma questo perché prima utilizzavo un Sony Triniton. Purtroppo è già il secondo che mi è definitivamente morto, perché nonostante un po' li sappia riparare, a un certo punto poi non sono più riparabili. Ad esempio, un tubo era completamente esaurito, aveva perso il colore del blu ed è una cosa che non si poteva purtroppo riparare. Il secondo aveva un chip custom mandato che mi è stato impossibile reperire da altre parti. Insomma, prima o poi comunque questi monitor moriranno. Difatti avevo anche trattato l'argomento upscaler, nello specifico l'OSSC, avevo anche fatto un video dedicato appunto per quando, ahimè, i monitor e i televisori in generale moriranno definitivamente, perché purtroppo capiterà. In ogni caso, dopo che mi è morto il secondo Sony Triniton, ho tenuto questo che lo avevo appunto di scorta della sostituzione del cabinato. Insomma, dovevo spiegare che diavolo di televisore avevo, ci tenevo a farlo. Per concludere, insomma, la spiegazione: questo è un Samsung del 2000, quindi appunto ha già fatto i suoi 20 anni. Comunque, tolta tutta sta pappardella iniziale, voglio sostituire appunto i condensatori e mentre lo faccio porterò voi con me per, insomma, vedere come mi approccio a questo tipo di lavori, che materiale utilizzo, dove prendo i condensatori, che strumenti uso per controllarli, i condensatori, come faccio a cambiarli, alcune cose importanti da sapere, insomma tutto quello che ho accumulato negli anni in merito a questi lavori, e spero vi potrà essere utile casomai vogliate farlo anche voi o semplicemente per vedere un video di riparazione e restauro. Bene, detto questo ragazzi, e dopo aver portato di là il pesantissimo televisore, ci spostiamo in saletta per procedere con il video di oggi. Bene, la prima cosa che faccio naturalmente è smontare il televisore. Ovviamente io ho questa versione particolare fatta da me, però se fosse un normalissimo televisore, insomma, sviterei le viti sul retro nella scocca in plastica, lo sfilerei e il risultato più o meno è questo, quello che si trova all'interno, ovvero lo chassis con il tubo e eventualmente anche una cassa protettiva. Di solito non hanno mai casse metalliche i televisori all'interno, però comunque sia, il risultato è questo. Ecco, non spaventatevi se vedete robe strane, perché quello che si trova dentro i televisori è più o meno quello che si trova anche qui su questo mio tavolo. Naturalmente io, che sono mezzo matto, avevo installato una ventola da computer con il suo alimentatore da 12 volt. Una cosa assolutamente non necessaria, però già che lo avevo lasciato aperto avevo pensato di installarla. Questo perché, come vedete, ci sono moltissimi dissipatori in metallo che svolgono varie funzioni. C'è veramente un po' di tutto. Ci sono dei MOSFET, ci sono dei chip che gestiscono l'ampiezza verticale e orizzontale dell'immagine. Insomma, c'è un po' di tutto. Sicuramente scaldano, ma non a livelli che vanno mantenuti freschi. Però inserire una ventola che gli butta un po' d'aria fresca sopra quando il TV è acceso non è poi una cosa così male. Ma ne ho approfittato solo perché naturalmente
è tutto aperto ed è una cosa che chiaramente nei televisori non trovate. Diciamo che male non fa, ma non è necessario. All'interno di queste PCB ci sono moltissimi connettori, cavi, molex, come ad esempio questo. Per non confondersi, insomma, perché dobbiamo naturalmente rimuovere tutta la PCB, lo dobbiamo tirare fuori, quindi dobbiamo staccare tutti i cavi possibili, per non confondermi generalmente faccio tre cose. O faccio la fotografia dei connettori, così mi ricordo come sono messi, oppure segno una lettera sul connettore stesso, una lettera o un numero, lo faccio sia sul connettore che sulla PCB, così mi ricordo dove va collegato. Se non posso farlo, coloro direttamente il connettore al lato, così so anche la polarità quando poi dovrò, insomma, reinserirlo dove stava. Lo coloro al lato ed eventualmente ci scrivo una lettera, un numero o faccio dei colori diversi. Insomma, è una cosa molto semplice, ma è utilissima per non incasinarsi quando poi dopo dobbiamo rimontare tutto, perché è ovviamente importante sapere dove i cavi vanno rimessi una volta che li stacchiamo. Ho le casse separate e non più originali di quelle che venivano fornite insieme al televisore, perché avevo montato delle Pioneer che avevano un'ottima qualità ed erano le migliori che avevo in quel momento, quindi è per quello che ho delle casse strane per questo televisore. Arriva la parte più pericolosa, ma anche quella più importante per quanto riguarda lo smontaggio dei televisori o dei CRT o dei monitor in generale. Dovete stare molto molto attenti, perché non solo vi potete fare male, ma potete anche morire. Non è uno scherzo. Questo cavo rosso che vedete con questa ventosa è il trasformatore di riga e converte la tensione d'ingresso 220 volt ad altissimi voltaggi, parliamo di 30.000, 40.000 e 50.000 volt. Questo serve appunto per alimentare il tubo in vetro, il monitor in sé, accenderlo e farlo interagire con i fosfori, con i cannoni dell'RGB, eccetera eccetera eccetera. In ogni caso dovete stare molto molto attenti quando lo smontate, perché va rimosso essendo collegato allo chassis che dobbiamo rimuovere, e seguite i miei consigli per farlo al meglio e senza farvi male. Per prima cosa il tubo va scaricato, questo perché nonostante sia spento da magari un paio di giorni ha comunque ancora all'attivo corrente all'interno. Io utilizzo questo amatorialissimo cacciavite collegato ad un morsetto, e che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sostanzialmente collegare il morsetto a una parte alla cassa metallica per appunto scaricare la tensione residua del CRT, e questo lo infiliamo sotto la ventosa senza toccarlo naturalmente, perché da qui passerà la corrente che arriverà fino alla cassa metallica e si scaricherà. Stiamo sostanzialmente scaricando a massa la tensione residua all'interno di questa ventosa. Questo è il metodo migliore per farlo, ma naturalmente lo dovete fare senza toccare niente, perché altrimenti vi fate chiaramente male. Ragazzi, mai mai scorderai l'attimo la terra che tremò. Non sollevate mai la ventosa con le mani o con il cacciavite, perché veramente, vi ripeto, se rischiate di farvi male o peggio, io sono Manu e voi potreste essere The Death, quindi fate veramente molta attenzione. Io utilizzo questo affare di plastica, non mi ricordo neanche dove l'ho preso, ma voi potete usare una penna, una matita, insomma qualsiasi cosa che non sia un cacciavite, è veramente molto importante. Utilizzo quello di plastica, come vi ho detto, per alzare la ventosa. Vado sotto a toccare i contatti, dovrebbe fare una scintilla, se non lo fa vuol dire che vabbè, è già scarico. Ok, non ha fatto nessuna scintilla, in effetti è da un paio di giorni che è spento e quindi non ha più elettricità, però questo non significa che non ci sia corrente all'interno, quindi dovete sempre stare comunque molto attenti. Visto che non c'è corrente, lo stacco, utilizzo un cacciavite normale, oramai mi sono assicurato che non ci sia corrente all'interno. Sostanzialmente dentro ci sono due gancetti, basta schiacciarne uno per rimuoverlo. Vedete, ci sono due gancetti all'interno che si chiudono e si aprono semplicemente a pressione metallica. Basta schiacciarne uno per rilasciarlo e farlo uscire da questo foro. Fatto questo, abbiamo scollegato tutto quello che riguarda lo chassis che si collega al monitor,
e possiamo rimuoverlo per metterlo sul banco da lavoro e cambiare i condensatori. Ed ecco qua il nostro chassis pronto per essere lavorato. Ci sono delle parti interessanti che hanno questi chassis in generale. Abbiamo stabilito che cos'è il trasformatore di riga e quanto sia pericoloso, perciò fate molta attenzione. Ha una cosa importante e molto utile questo trasformatore, ovvero due potenziometri, uno si chiama focus e l'altro si chiama screen. Il focus serve per regolare appunto la sfocatura delle immagini. Se avete un monitor con delle immagini sfocate o le lettere, le scritte si vedono leggermente sfocate, potete andare a tarare questo potenziometro per migliorarne l'aspetto. Lo screen invece è la luminosità base, non quella che si regola tramite il telecomando, quindi contrasto e luminosità, ma è quella base standard per quanto riguarda la luminosità generale del tubo. Anche questa può esservi utile se magari avete uno schermo più scuro, insomma poco luminoso, insomma mi può dare una mano per quanto riguarda appunto la luminosità. Poi ci sono naturalmente i condensatori che andrò a cambiare, altre cose importanti. Questo ad esempio è importantissimo, è un ponte raddrizzatore di diodi, serve per convertire la corrente alternata a corrente continua. Sostanzialmente qua dentro ci sono quattro diodi messi in una specie di circuito chiuso che convertono appunto la corrente alternata a quella continua. Nel monitor che ho sostituito temporaneamente per fare il recap o cambiare i condensatori a questo modello qua, ha i diodi separati, sono messi sulla PCB, sono quattro in fila, mentre questo ha questo affare qua nero, che è diciamo la versione nuova del questo concetto vecchio che va avanti da quando sono stati inventati i televisori. Il resto c'è un po' di tutto, c'è il famoso Jungle Chip, è un chip che controlla gli aspetti del televisore, controlla anche l'RGB del televisore stesso, ha delle varie funzioni, travoltaggio e regolazione del televisore stesso. E poi c'è quello che gestisce anche i settaggi e l'OSD, ovvero l'on screen display, quindi i display che noi vediamo quando accediamo nei menu o le scritte sopra canale 1, canale 2, eccetera eccetera. Ci sono MOSFET, diodi, gestioni per quanto riguarda l'ampiezza verticale e ampiezza orizzontale del monitor stesso, insomma c'è veramente di tutto. Comunque sia, io sono qua per fare il recap dei capacitori, dei condensatori, ma in ogni caso, già che c'ero, vi ho spiegato un po' di cose che magari possono tornarvi utili. Per fare questo lavoro, carta e penna, sostanzialmente cosa faccio? Mi segno i valori dei condensatori, ovvero che capienza di microfarad hanno e che capienza di voltaggio hanno. È importantissimo che poi quando li andiamo a comprare siano degli stessi valori. La cosa più importante è la capienza dei microfarad, mentre il voltaggio può essere anche più alto di quello che vedete riportato sui condensatori. Importante che non scendete mai di valore in ambo i casi. Io che cosa farò? Sostanzialmente prendo quelli più grossi, che sono anche quelli che hanno lavorato di più. È un bene, considerando che questi condensatori hanno 30 anni alle spalle, sicuramente hanno fatto il loro tempo, e li sostituirò perché sono quelli che comunque lavorano di più. Se dovessi fare una cosa, diciamo, fatta come si deve al 100%, dovrei sostituire tutti, anche quelli molto piccoli, da 100 microfarad, 47 microfarad, eccetera eccetera. Dovrei farlo veramente con tutto. Siccome al momento non mi servono e quelli che ci sono qua sono ancora validi, ho deciso di tenerli e di considerare solo quelli più grossi, che sono quelli più gravi, almeno per quanto sto guardando in questo momento. In ogni caso vi consiglio di farlo a tutto, insomma, già che ci siete, se fate il lavoro fatelo con tutto. Ma come si controllano i condensatori e perché vanno sostituiti? Qual è la cosa che si va a vedere quando li vogliamo cambiare? Uno dei fattori più importanti per quanto riguarda i condensatori è l'ESR, ovvero la resistenza interna che questo condensatore mantiene durante i cicli di carica e di scarica della propria tensione. Perché è importante? È importante perché all'interno dei condensatori, così come anche ad esempio nelle pile che utilizziamo per i telecomandi o i controller di casa, c'è una sostanza che si chiama elettrolita, dal quale poi viene il nome condensatore elettrolitico. C'è una sostanza che con il tempo o con il calore si consuma. Questa sostanza, consumandosi ed evaporando, praticamente fa aumentare la resistenza del condensatore.
condensatore, che è una cosa negativa. I condensatori validi hanno una bassa resistenza. Più la resistenza è bassa, più il condensatore è valido, più la resistenza è alta, quindi meno elettrolita c'è al suo interno e più il condensatore non è buono. Ci sono vari strumenti che possiamo acquistare per appunto misurare le SR dei condensatori. Io ho acquistato questo da MWWblog, un progetto che aveva fatto con un altro ragazzo, l'ho acquistato da loro. È un fantastico controller appunto di SR, controlla la resistenza dei condensatori con una tacca che ti indica la loro validità, se sono buoni, se sono da cambiare, eccetera, eccetera. È un prodotto fantastico, abbastanza economico, e mi serviva effettivamente qualcosa che faceva solo quello. Però nel caso potete anche acquistare un prodotto del genere che ho comprato su Amazon. Questo non solo controlla l'SR dei condensatori, ma controlla anche i transistor, i diodi, la capacità dei condensatori, i vari MOSFET, qui c'è scritto un po' di tutto. Costano più o meno 13-15 euro e vanno utilizzati con la batteria, con classiche batterie. Io l'ho modificato per attaccarla alla corrente perché non volevo che si scaricasse, volevo usarlo in continuo. Comunque sono dei buoni prodotti. Ecco, questo vi dice tante cose oltre all'SR. Però siccome volevo una cosa speciale fatta appositamente, ho comprato quello di MWWblog, ma in ogni caso va bene qualsiasi misuratore che trovate su Amazon. Ed è questo il motivo per il quale non li cambierò tutti su questo chassis, perché appunto li ho controllati, quelli più importanti hanno un SR valido, quindi ho deciso di non fare il lavoro inutilmente, ecco. Però vi consiglio di farlo qualora volete intraprendere questo tipo di lavoro su uno chassis o su qualsiasi cosa che abbia condensatori. Bene, dopo aver fatto l'elenco torno in casa e vado al computer per ordinare i condensatori che mi servono. Vado sempre su un sito dove sono cari, però sono certificati. Ecco, quando ho bisogno di fare dei lavori importanti dove mi servono materiali elettronici di qualità e che si mantengano nel tempo, vado sempre su DigiKey, che è un sito americano a condensatori di qualità di marca, dove di solito scelgo o Nichicon o Rubicon, sono condensatori di alta qualità, insomma importanti, premium. Li scelgo qua perché ho la garanzia che siano originali, considerando tutte ste minchiate che arrivano dalla Cina, spesso sono falsi, e che siano naturalmente di marca e di qualità, perché mi devono durare tanti anni. Quindi solitamente vado su questo sito e nel caso siete interessati anche voi, vi consiglio di andare sempre su questi siti qua quando il lavoro è importante. Se invece vi servono dei condensatori per fare dei lavoretti così, cambiare giusto due o tre cosine, vanno bene anche quelli che trovate su Amazon. Però io preferisco spendere un po' di più e prenderli diciamo certificati e garantiti. Paccone arrivato, andiamo a cambiare sti condensatori. La cosa che adoro di DigiKey è che ti mette tutto imbustato con tutte le scritte, le diciture, i capacitori o comunque i condensatori, quelli importanti e costosi, te li mette nel bubble wrap. Fantastico. Per rimuovere dalla PCB io utilizzo questa pistola che scalda in punta e succhia lo stagno. È una cinesata, si chiama ZD985. L'avevo trovata su eBay un paio di anni fa. Funziona abbastanza bene, insomma, per quello che l'avevo pagato, una settantina di euro, faceva il suo lavoro. Tutto tranne che comunque utilizzare quelle pompette manuali che sono terribili e non lavori bene, insomma. Comunque io utilizzo questa. Allora, ho messo la PCB in verticale. Adesso ho scaldato la pistola, l'ho messa a 460 gradi. Vado praticamente a rimuovere i capacitori e a sostituirli. Sulla PCB c'è scritta la polarità, però nel caso me lo segno visivamente dove va il negativo, che ha questa banda sopra, la parte con la bandina bianca su tutti i capacitori è il negativo. Allora, 100 microfarad, 200 volt. Ok. Perfetto. Accorcio con delle tronchesine la parte più lunga. Uso la stessa pistola, tanto. Ho scelto la giornata perfetta. Oggi fa un caldo della Madonna. Beh, devo rifare solo altre 999.000 volte. Bene, sono sudato marcio, ma il lavoro l'abbiamo fatto. Ora non mi resta che montarlo. Rimontarlo.
Bene ragazzi, anche per questo video è tutto, spero lo abbiate trovato interessante, ma soprattutto che vi abbia potuto dare delle nozioni curiose o importanti per quanto riguarda questo tipo di lavoro e questo tipo di riparazione, soprattutto per quanto riguarda il trasformatore di riga, per non rimanerci insomma secchi quando fate questi lavori. Mi raccomando ancora una volta, state molto attenti. Sono soddisfatto del risultato che ho ottenuto, chiaramente avrei dovuto rifare una riparazione, una sostituzione dei condensatori in toto, in completo. Mi sono dedicato solo a quelli più fondamentali, però già solo quello ho notato dei miglioramenti. Ad esempio ho dovuto regolare il contrasto e la luminosità perché rispetto a prima si erano alzati molto. Questo appunto significa che i condensatori nuovi hanno aiutato insomma a mantenere una stabilità del televisore per quanto riguarda l'immagine. Poi se li sostituissi tutti, beh, sicuramente otterrei risultati migliori. Lo farò una prossima volta, anche perché sono lavori piuttosto lunghi, non è che avevo tantissimo tempo. Ragazzi, ho detto tutto, beh, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video qua sul mio canale e mi raccomando, se non vi siete iscritti, considerate l'iscrizione qui sotto al mio canale e lasciatemi un mi piace per aiutarmi insomma in tutto quello che faccio qua su YouTube. Alla prossima ragazzi, ciao!